Abracadabra Magic Show è uno spettacolo itinerante di illusionismo e giochi di prestigio, attualmente l'unico in Italia con questo modus operandi, diciamo, e giriamo tutta l'Italia portando il nostro spettacolo sia nei piccoli paesi che nelle cittadine. È uno spettacolo di illusionismo e giochi di prestigio svolto in chiave comica col diretto coinvolgimento del pubblico, dove i bambini e gli adulti diventano parte integrante dello spettacolo, coinvolgendoli in un crescendo, nonostante con grandi illusioni, effetti magici, effetti speciali. È uno spettacolo divertente, al pubblico piace e ha la capacità di coinvolgere sia i bambini piccoli che i grandi. Ed è difficile al giorno d'oggi trovare uno spettacolo che unisca queste generazioni così distanti, perché tante volte il genitore viene un po' svogliato con lo scuso di portare il bambino e poi il genitore tante volte si diverte di più del bambino. La passione della magia è nata quando ero piccolissimo. Io ho sempre avuto la passione del circo, dei burattini, dei giochi di prestigio. Precisamente la passione forte per la magia è nata quando avevo 8-9 anni, ho fatto la prima comunione, mi hanno regalato il libro Illusionismo e giochi di prestigio di Patrick Page, un malloppone alto così, scritto in maniera abbastanza difficile per un bambino, e da lì ho iniziato ad appassionarmi e non c'era internet, non c'era niente, quindi andavo in giro a cercare i primi giochi di magia, da cosa nasce cosa, e poi diciamo una grande mano me l'ha data il fatto di entrare nel mondo dello spettacolo viaggiante, del circo, e da lì ho iniziato come artista prima e poi, arrivato a 20 anni circa, ho detto vorrei fare qualcosa di mio e ho iniziato a realizzare questo spettacolo che sono ormai quasi 6 anni che portiamo per l'Italia. Occhio agli schizzi che il sangue non va via. Cioè Maria, sei uno che schizza? Cioè la sua marito schizza? Da come? Dalla sua faccia ho già capito tutto, signora. Tu è uno di quelli che schizza dietro. Ci siamo. Uno spettacolo che gira da 2 anni col Teatro Tenda, prima facevamo teatri parrocchiali e sale comunali, adesso è 2 anni che abbiamo creato questa nostra dimensione con questo Teatro Tenda. Prossime tappe, via di qui andiamo a Lendinara, nell'area zona centro sportivo in via della Pace, e poi andiamo a Occhiobello, a Santa Maria Maddalena, in via Kennedy, zone scuole.